Salve ragazzi, buona giornata a tutti, Andrea Bruno che vi parla, sono nuovamente a Kuala Lumpur, vi sto mostrando alcuni scorci della città. Come voi saprete la Malesia è un paese prettamente musulmano, quindi non mancheranno gli scorci su tale stampo e questo è uno di quegli scorci che vi voglio dimostrare. Allora, questo è il cosiddetto Central Market, un Central Market che come possiamo vedere se la scritta è sincera ha più di 100 anni. Qui si entra e all'interno troviamo un po' quello che è la cultura un po' più arabeggiante, cosa qui abbiamo anche un omino tipico, ci ha anche salutato, ecco l'omino tipico, qui dentro troviamo un po' più una rappresentazione di quello che è la cultura arabeggiante. Qui abbiamo dei bellissimi tessuti anche di qua, ecco stranamente qui troviamo anche fasce diverse da quella a cui siamo abituati, qui troviamo tappeti, guarda questi quadri bellissimi, sono opere che mi vorrei soffermare un po' di più, però non si possono fare riprese, cerco di scappare velocemente, non mi fermerò tanto in un posto solo. Qui abbiamo queste belle cose qui con sono dei drappi con degli intarsi luminosi, abbiamo dei foulard. Qui abbiamo tantissime, sono braccialetti che abbiamo tantissimi addobbi da poter indossare per chi è amante di queste cose. Qui abbiamo borsette tribali con dei lampadarini, tantissime cose. Adesso cerco di scappare perché qua ecco mostro, mi invitano qua a mostrare questo posto qui bellissimo. Qui abbiamo degli oggettisti che intarsiati in legno, sono bellissime, sono proprio, questo qui è il simbolo dell'isola, il famosissimo uomo con la pipa, c'è proprio il modo di dire fumi come uno di Kuala Lumpur. Ecco, qui abbiamo delle maschere, io non credo che siano prodotte qui, probabilmente qui ho visto tanti neri africani probabilmente importeranno qua quello che è la loro produzione artigianale locale. Guardate, il posto è veramente molto bello, vendono delle cose fatte proprio benissimo. Ecco, qui un drappo con i colori della bandiera, la bandiera malesiana. Abbiamo delle bellissime raffigurazioni, abbiamo l'elefante sempre presente anche nella cultura indiana, lì abbiamo dei personaggi tipici, stanno salutando, good day. Hi. It's very funny shop, very good. Qui abbiamo dei lampadari fatti di tessuto, sono molto belli. Qui abbiamo dei vestiti per le signore, sono dei vestiti da sera in seta, materiali molto raffinati. Guardate questo qui, adesso la maglia, non so del tessuto quanto si riesca a vedere con la camera perché non riesco a settare intanto che parlo la funzione macro, però sono veramente molto belli, non so quanto possano dare giustizia queste riprese. Qui abbiamo una specie di, non è un arazzo, sono un tappetino, uno è un altro tappeto fatto come puzzle, una composizione artistica. Ne abbiamo qua un altro, qua abbiamo delle maschere, ecco le maschere sono veramente molto belle, guardate questa maschera qua, sono proprio dei punti. Adesso farò una breve intervista al shopman. Hi, you want to talk something? Yeah. You want something at present? Yes. Yeah. Make explication. Good shop. What I can help you? No, I make a video clip for my friends. Yeah. I make for you reclama. What type of I can help you? No problem. Okay. Thank you for your collaboration. Okay, thank you. Io ho detto proprio la classica frase americana. Goodbye. Okay. Thank you for your collaboration. È rimasto proprio contentissimo. Guarda, non sembra neanche vero. Continuiamo il nostro giro. Comunque, come potete vedere, qui troverete di tutto, di più. Venite a fare un giro qua, questo qui è un posto autentico, non è in centro, è vicino alla Chinatown.
qui trovate delle borse. Ecco, qui è la famosissima relax room. Ecco, tenete i piedi a ammollo, vi rilassate un attimino, così fate 5 km a piedi e 50 minuti con i piedi in ammollo nella vasca e sarete a posto, belli rilassati, potrete proseguire la giornata con questa alternanza. 5 km a piedi e 50 minuti con i piedi in ammollo nella vasca, potete stare tranquilli, non vi stancherete mai. Ecco, qui abbiamo anche della bellissima oggettistica in legno, faccio un breve zoom. Okay. Abbiamo delle borse fatte in legno, continuiamo il giro. Ecco, qui se volete soffermarvi ci sono anche dei caffè. Ecco, la cosa molto rilassante di questo posto è che è tutto climatizzato, c'è l'aria condizionata, si sta veramente bene. Le giornate afose come quella di oggi le potete passare tranquillamente qui dentro a riposare. Lì abbiamo uno che ha paura dei microbi. Ma guardate, malissimo. Ci abbiamo anche la gente con la mascherina. Cioè, se uno qui ha paura dei microbi, qui non ci deve andare, perché i microbi, topi, scarafaggi, qui è pieno questi posti. Continuiamo. Qui abbiamo le bancarelline. Qui troviamo anche... cosa sono? Saranno delle specie di chips, sono forse dei calamari secchi, questi sembrano dei calamari, però a pezzettoni grossi, non si riesce a capire. Qui abbiamo la frutta secca, qui abbiamo delle salse così imbustate, abbiamo anche prodotti culinari, andiamo a vedere i prodotti culinari, abbiamo scatole con i biscottini, tantissime scatole con i biscottini, qui dentro abbiamo delle cose che potrebbero sembrare dei chips, questi qui è una frittura con dentro delle noci, e che io sinceramente non ho ancora provato queste cose qui, lo farò sicuramente gli ultimi giorni prima di andare via, in modo che se sto male starò male gli ultimi giorni. Ecco, qui troviamo questo qui è il reparto, il famosissimo reparto delle tisane. Qui abbiamo tisane o caffè, erbe aromatiche. Ecco, ieri così girando così per caso sono arrivato in un magazzino, una farmacia, un'erboristeria farmacia, che qui come in Cina la farmacia è l'erboristeria, e veramente era enorme, c'era dentro di tutto, peccato che non, a parte che io non ho nessuna malattia da far curare, però non erano spiegate a che funzione assolvivano determinate erbe, però sicuramente uno che ama le cure con i metodi naturali, la Malesia è sicuramente un posto che fa il caso proprio di chi cerca queste cure naturali, perché come voi saprete la Malesia è uno dei paesi al mondo in cui la vegetazione, quindi i fiori, soprattutto i fiori, ci sono. Nella foresta ci sono 3.000 tipi di fiori diversi, per cui abbiamo un paese in cui la vegetazione è molto variegata e offre tantissime varianti, per cui ci sono erbe per curare qualsiasi tipo di malattia, di dolore o di male. Qui con i metodi naturali vi potrete curare i vostri acciacchi, le vostre malattie. Ecco qua, andiamo avanti, qui abbiamo delle ciambelle, delle tortine di gomma, questo per le persone povere, perché se tu non puoi comprarti la tortina, la ciambella tutti i giorni, cosa fai? La compri quella di gomma, quella di gomma rimane lì 3, 4, 5 anni, almeno se arriva qualche ospite in casa non fai la figura di quello che non ha niente in casa da offrire, da mangiare, almeno così al prima vista, al primo sguardo, no? Ecco, qui troviamo un negozio di dischi usati, un negozio di dischi in vinile, abbiamo giusto diverse oggettistiche. Ecco, credo che chiuderò qui la mia passeggiata in questo shop. Un caro saluto a tutti da parte mia e ci vediamo alla prossima.